Giro della Lunigiana e Coppa d'Oro, basta il nome di queste due corse per fare capire quanto interessante possa essere la puntata che sta per incominciare, una puntata nella quale noi parleremo davvero poco poco e daremo grande spazio alle immagini, ma come sempre qui con me, ovviamente, c'è Giorgio Torre. Ciao Giorgio. Ciao Valerio e un saluto a tutti gli amici a casa. E allora io direi, facciamo proprio come due camerieri che si mettono proprio al servizio dei nostri telespettatori, allora beh, il primo antipasto con la nostra 100 secondi. E questa era la 100 secondi come è di consueto, Giorgio. Beh, un sacco di bei arrivi da andare a vedere. Eh sì, e poi proprio all'inizio abbiamo visto tutte le immagini delle 5 gare che hanno caratterizzato il weekend di Borgo Valsugana, uno dei più attesi dell'anno, molto interessante per noi, ci hai detto proprio tu Valerio a seguirlo. Sì, è stato interessante, sai perché? Perché a differenza degli altri anni, secondo me sono state più interessanti le corse degli esordienti. Perché? Perché è stata introdotta una variazione del percorso con uno strappetto negli ultimi chilometri, proprio che quegli 800 metri che hanno fatto sì che non si vedevano più le solite volate anche un po' pericolose, non ci sono state cadute e tutte le gare ci sono state davvero delle fughe, degli attacchi, quindi davvero la corsa di Borgo Valsugana secondo me ha guadagnato anche in qualità tecnica oltre che di prestigio. E allora andiamole proprio a vedere le immagini delle 5 gare che hanno caratterizzato tutto il weekend trentino in Borgo Valsugana. Possono partire i servizi. Era uno degli allievi più in forma e non ha tradito le attese, è Nicola Conci, il vincitore della Coppa d'Oro 2013, al termine di una corsa altamente spettacolare che come al solito non ha tradito le attese della vigilia. Al secondo posto uno splendido Ottavio Dotti della Molinello che raggiunge il risultato forse più bello della sua giovane carriera. Terzo posto invece l'ottimo Francesco Romano della Caneva, già sul podio ai campionati italiani di Boario Terme. Ma il grande protagonista è lui, Nicola Conci, sostenuto dai numerosissimi tifosi accorsi in Borgo Valsugana. Abbastanza tranquilla la prima fase di gara con corritori che si limitano a controllarsi. Ci prova un terzetto composto da Weber, Pellizzer e Ceolin, ma i tre, dopo aver guadagnato 20 secondi sul gruppo, vengono riacciuffati sulla salita di Tenna, dove transita per primo Riccardo Lucca. Dopo una serie di scatti e controscatti ben più consistente è l'attacco portato da un sestetto composto da Tommaso Fiaschi del Liber Finish, Francesco Biondi della Mille Luci Ciclismo, Gianmarco Rossi della Cycling Team Corappi, Andrea Bittotto della Postumia, Pietro Di Genova della Digiotech Team e Filippo Ferronato della Bassano.
I sei arrivano fino a guadagnare un vantaggio massimo di un minuto, ma il doppio passaggio sul Telve rimescola le carte. Al primo attacco della salita uno scatenato Bittoto fa il forcing e gli resiste soltanto Ferronato, tant'è che i due passano solitari sul traguardo volante di Borgo Valsugana dedicato a Anthony Orsani, con una manciata di secondi sui compagni di fuga. Ma subito si capisce che il gruppo è in forte rimonta ai piedi della salita del Telve, e infatti il gruppo torna ad essere compatto. Nicola Conci parte secco proprio su questa salita, gli risponde Ottavio Dotti e i due si rendono protagonisti di una affascinante testa a testa in discesa fino a Borgo Valsugana, con Conci che, conoscendo a memoria le strade di casa, mantiene quella decina di secondi che gli consentono di vincere con merito la sua 17ª gara stagionale. Ma sentiamo le sue parole. Sì, io ho provato appena cominciata la salita, l'ultima salita di Telve, lì nel tratto dove c'erano i tornanti, prima di Castano, ho provato e niente, il gruppo era allungatissimo, però non ero riuscito a staccare nessuno e nessuno mi voleva dare il cambio, così appena siamo entrati nel centro abitato di Telve ho detto: ora o mai più, Nicola, devi partire qua. E non pensavo di riuscire a guadagnare quel tanto che bastava per arrivare, però ce l'ho fatta. Questa è una corsa che premia anche il direttore sportivo, il tuo è un direttore sportivo particolare, visto che è tuo papà. Tra l'altro ti è successa una caduta in allenamento, racconta un po' com'è andata questa settimana in preparazione alla Coppa d'Oro. Non è andata molto bene, perché mercoledì sono caduto, ci siamo presi dentro, non so, e non neanche mi sono accorto, mi ero già trovato in terra. E niente, io comunque stavo bene perché avevo solo qualche botta. E è andata un po' pesa la mia bici perché ho rotto il telaio, la sella, e mio papà ha fatto di tutto per cercarmi la sella uguale, aggiustarmi il telaio, e solamente ieri mattina ha finito. Vincere la Coppa Rosa è difficile, rivincerla è un'impresa, allora non è esagerato dire che Silvia Persico, allieva classe 97 della Valcar PBM, ha compiuto una vera e propria impresa andando a riprendersi quella coppa che aveva già messo in bacheca nel 2012, ripetendo così ciò che nella storia di questa competizione era riuscito solo a Rossella Ratto. Tre erano le salite previste da un percorso altamente selettivo. Sulla prima era scappata via Lisa Morzenti, una delle grandi favorite della vigilia e famosa per i suoi attacchi da lontano che riesce sistematicamente a portare a termine. Stavolta però la Morzenti è stata raggiunta da Silvia Persico, che ha staccato di ruota quel che era rimasto dal gruppo sulla seconda salita e è andata così a raggiungere in discesa la fuggitiva. E non c'è stata storia nella volata 2. Silvia Persico porta così a quota 5 i successi stagionali su strada. Nell'ordine arrivano poi Katia Ragusa, Sara Mariotto, Nicole Nesti, Katia Breitenfeller della selezione giovanile tedesca. A corsa finita arriva poi la brutta notizia per Lisa Morzenti. L'allieva del Villongo viene squalificata perché ha cambiato la ruota con la compagna dopo una foratura, benché questo fosse vietato dal regolamento. Ecco quindi che tutte le altre atlete sono salite di una posizione nell'ordine d'arrivo. Ma ora ascoltiamo l'intervista della vincitrice Silvia Persico. Il secondo anno consecutivo hai fatto tua la Coppa Rosa, una doppietta che in passato era riuscita soltanto una volta a un atleta di nome Rossella Ratto. Oggi gara dura per 40 km, gruppo compatto, poi Lisa è scappata, e cos'è successo? Ma sono molto contenta, oggi stavo molto bene, volevo fare il bis, Lisa se n'è andata sul secondo GPM e io sul terzo sono andata a riprenderla e sul rettilineo finale ci siamo giocate allo sprint e va bene così. Devo ringraziare tutti quelli che mi vogliono bene, tutta la squadra e i miei direttori sportivi Paolo e Silvano Signorelli. Dopo il titolo italiano conquistato a Boario Terme e la bellezza di 14 gare stagionali che lo pongono senza ombra di dubbio al vertice nazionale della sua categoria, il fortissimo esordiente della Bordighera mette le mani anche sulla prestigiosa Coppa di Sera dopo un'azione mirabolante. Al secondo posto è arrivato Fabio Mazzucco della Sant'Angiolese, che aveva usato l'ultimo strappo come trampolino di lancio per la vittoria solitaria. E sembrava davvero che ce l'avrebbe potuta fare, ma da dietro è arrivato uno strepitoso Guglielmi, reo di aver attaccato sì la salita troppo dietro, ma capace poi di agganciare il fuggitivo e vincere lo sprint a due. Terzo, un ottimo Filippo Zana della Piovene, bravo ad imporsi allo sprint su Saccone e Lolli. Ma ecco le parole di Guglielmi raccolte dal nostro Fabiano Ghilardi. Tiziano Guglielmi, campione italiano esordiente secondo anno e oggi primo qui a Borgo Valsugana. Una bellissima vittoria in rimonta.
è stata una bella vittoria perché c'era quello strappo duro che, come ho detto, l'ho preso per ultimo e c'è stata anche una caduta davanti a me, ho dovuto sganciare, però sono riuscito a prendere il mio passo, piano piano li ho ripresi tutti uno a uno e in cima alla salita avevo a 100 metri il secondo. Mi sono buttato in discesa, però non era una discesa lunga, dritta e ripida e pedalare non serviva perché i rapporti che abbiamo, e è riuscito a tenere quei 150 metri, ma quando è cominciata la parte che era un po' più impegnativa con quei saliscendi sono riuscito piano piano, sempre prendendo il mio passo, a riprenderlo. E c'è stato un imprevisto perché prima della gara io sto molto attento, mi regolo il cambio da solo perché ho voluto imparare, ma ho regolato male stavolta e il rapportone non mi scendeva. E sono, col 19 comunque non c'è stata tanta differenza, sono riuscito a riprenderlo e poi mi sono lanciato nel pavé e io in curva non sono tanto bravo, mi ha passato proprio in curva, però sul rettilineo d'arrivo sono riuscito a alzarmi e l'ho passato, sono contento. Una sparata secca da finisher nel tratto di pianura finale, poi via fino all'arrivo in Borgo Valsugana. Vince così la prestigiosa Coppa di Sera il portacolori della Mirano, Alberto Leoni, che taglia il traguardo in solitudine dopo che un gruppetto di una decina di atleti si era avvantaggiato sullo strappo di 800 metri posto negli ultimi chilometri di gara. A completare il podio sono due atleti visti già spessissimo negli ordini d'arrivo di quest'anno, a riprova del fatto che in Borgo Valsugana non si arriva tra i primi tre per caso. In seconda posizione infatti è arrivato Davide Boscaro della Sant'Angiolese, ha vinto lo sprint degli immediati inseguitori giunti a 6 secondi dal vincitore. Invece completa il podio il ligure Samuele Manfredi, esordiente dell'UCI Alassio, capace di vincere nel 2013 ben 14 corse. Si decide tutto sullo strappo posto vicinissimo all'arrivo. Si avvantaggiano 5 uomini e sono Leoni. Si tratta della coppia della Valdarno composta dal campione italiano Davide Frequentini ed Andrea Tomi. Quindi ci sono anche il portacolori del Costa Masnaga Marco Vergani e poi Vladislav Mironiuk del Coltano. 6 immediati inseguitori che poi acciuffano il quintetto, si tratta dei già citati Boscaro e Manfredi, del bergamasco Marco Previtali della Marco Ravaso, di Nicolas Agostini della Forti e Veloci, di Federico Aimaro della Ciclistica Rostese e di Gioele Polano della Bugliese, ma sul piatto veemente l'attacco di Leoni che si invola solitario all'arrivo. Il primo gruppetto composto nell'ordine da Boscaro, Manfredi, Vergani, Mironio e Tomi arriva a 6 secondi, mentre a 10 secondi il campione italiano Frequentini precede in volata l'orobico Previtali, bravo a cogliere un ottavo posto che per valore tecnico della corsa, ma soprattutto per qualità dei partenti, è senz'altro un piazzamento di tutto rispetto. Ma sentiamo le parole del vincitore Alberto Leoni. Sì, dai, in salita, l'ultima salita era molto dura, sono riuscito a tenere anche se le gambe cedevano, dopo in discesa sono riuscito a tenere il gruppetto in testa e quando mancavano 3 km all'arrivo sono partito, insomma, e ho proseguito, sono riuscito ad arrivare. È una superba Letizia Paternoster del team femminile trentino a mettere in bacheca l'ambita Coppa di Sera dopo aver vinto lo sprint ristretto su Valentina Iacchieri del team Baby Jacobac Sassuolo, ancora una volta confermatasi una delle esordienti italiane più combattive. A chiudere il podio una meravigliosa Dalila Zanini della Vecchia Fontana, atleta particolarmente veloce che ha saputo difendersi anche su questo inedito finale con uno strappo di 800 metri negli ultimi chilometri. Quarta invece Nicole Fedi della Canavesi Ciclo Fiorine, migliore esordiente di giornata primo anno, con già all'attivo una vittoria nella difficile gara di Rosignano Marittimo, ma i riflettori sono tutti per lei sulla trentina Letizia, quest'anno già capace di incamerare bronzo agli italiani su strada e tricolore nella corsa a punti su pista. Una vittoria, la numero 11, per un totale di 18 podi complessivi stagionali che ci facciamo raccontare proprio da lei. Letizia Paternoster, vincitrice della gara oggi a Borgo Valsugana. La salita di Roncegno ha fatto la differenza, hai attaccato insieme a altre tre atlete nello sprint ristretto, hai avuto la meglio. Sì, siamo partiti in salita e volevo dare il massimo perché so che in salita me la cavo molto bene e là volevo fare assolutamente la differenza per poi dare tutto in volata. Quest'anno per te 11 vittorie e un titolo italiano in pista, quella di oggi a chi la dedichi? La dedico sempre ai miei genitori perché sono sempre loro, che senza loro non andrei mai da nessuna parte, e alla mia squadra che mi permette sempre di vincere.
Queste le corse in Borgo Valsugana e ora andiamo a vedere subito la 5 Up con le cose più belle della settimana. 5 Up! Quinta posizione della nostra 5 Up settimanale per l'allievo Simone Camotti della Bike 3 Team Villongo, capace domenica scorsa di cogliere una bella vittoria solitaria sul traguardo di Adrara San Martino nella gara di casa. Un successo cercato da tempo è arrivato nel giorno più bello. Al quarto posto lo junior Simone Cattaneo del Team Giorgi, autore di una bellissima fuga nel finale di gara a Provezza e di Provaglio d'Iseo, in compagnia dell'altro robico Pietro Andreoletti dell'Aurea, che ha poi battuto nettamente allo sprint. Una bella vittoria che, unita al terzo posto di Terruzzi a Cogliate, rende speciale la domenica in casa Giorgi. Terza posizione per il trentino Francesco Rosa del Team Colpa, che domenica sul traguardo di Parabiago ha brindato alla prima vittoria tra i dilettanti, imponendosi alla grande nello sprint tra un gruppetto di una ventina di corridori. Dopo tanta sfortuna nei mesi scorsi, ecco la svolta. Il terzo posto del compagno Luca Pacioni completa la bella giornata della Colpac. Il secondo posto è per l'allieva Silvia Persico della Valcar PBM, capace di vincere per il secondo anno consecutivo la Coppa Rosa, la gara più importante dell'anno dopo il campionato italiano. Finora nella storia solo un'altra aerobica, Rossella Ratto, era riuscita in questa grande impresa. Un'altra testimonianza del grande talento di Silvia Persico, che dimostra grande forza fisica e capacità tattica. Un'altra bella gioia in casa Valcar l'ha regalata la junior Arianna Vigo, vincitrice solitaria sul traguardo di Biancati, davanti a Grillo e alla compagna Wackerman. E la prima posizione della nostra 5 Up è per un giovane professionista bergamasco che ha conquistato la più importante vittoria della sua carriera. Vedere Daniele Ratto vincere sabato la difficile tappa pirenaica della Vuelta a Spagna con condizioni meteo da tragenda e con una fuga lunga 155 km, di cui 45 in perfetta solitudine, è stato qualcosa di speciale per il ciclismo italiano. Un ragazzo di grande talento e una vittoria che potrebbe davvero dare una svolta alla sua carriera. Fantastico, fantastico davvero Ratto, ha fatto un'azione davvero incredibile. Andiamo a vedere i servizi di questa puntata, sono parecchi. Allora, abbiamo come promesso il Giro della Lunigiana, poi le corse esordienti allievi di Adrara, quindi abbiamo delle gare di mountain bike. C'era una prova di Orobie Cup alla Presolana e questa prova per le categorie giovanili era valevole anche per campionati provinciali, quindi un appuntamento molto interessante in terra bergamasca, e poi la Val di Fassa Bike, quindi tanti servizi, tutti i colori del ciclismo come sempre, allora godiamoceli uno dopo l'altro. Il movimento ciclistico britannico è in grande crescita anche su strada, anche e soprattutto a livello giovanile. Lo dimostra l'ultimo Giro della Lunigiana, che ha avuto proprio nel britannico Geoghegan Tao Hart, maglia verde dalla prima all'ultima tappa, un leader incontrastato. E questo grande talento del ciclismo mondiale a vincere un'edizione della Lunigiana internazionale come non mai, visto che al via c'erano per la prima volta nazionali di tutti e cinque i continenti, con Messico, Eritrea e Australia, un banco di prova in vista dei mondiali di Firenze di assoluto valore. Hart ha messo in chiaro le cose sin dal primo giorno, nella tappa con arrivo a Castelnuovo Magra. Ritmo molto vivace, fughe, ma tutto si decide nei 5 km finali, più difficili della giornata. Attaccano il Veneto Velasco e il Trentino Tomio, ma su di loro rientrano i due inglesi, Barton e Hart. Ed è proprio quest'ultimo il protagonista assoluto negli ultimi 1000 metri. D'applausi la progressione che gli permette di tagliare a braccia alzate il traguardo e vestire la prima maglia verde di leader. Secondo posto per il friulano Matteo Fabbro e terzo Simone Velasco. La seconda frazione, con partenza e arrivo a Follo, è adatta alle ruote veloci e difatti l'arrivo è in volata. Dopo vari allunghi, nel finale entrano in azione i treni, la velocità sfiora i 60 km orari e il lavoro migliore è quello degli uomini della Danimarca, che lanciano alla perfezione la volata di Michael Svigand, che si lascia alle spalle il veneto Yuri Pessotto e ancora Simone Velasco, terzo come il giorno prima. La corsa si decide nella tappa del sabato con il classico arrivo in salita a Fos di Novo, con pendenze medie del 7% e punte massime al 15%. Due i tentativi di fuga più importanti della giornata, ma ai piedi di Fos di Novo il gruppo dei migliori si presenta compatto.
Poi si seleziona un gruppetto e sono ancora i britannici a dettare il ritmo. Nel tratto più duro il leader Hart forza ancora il ritmo. Il solo australiano Robert Power riesce a reggere l'andatura, anzi a dettare un ritmo ancora più forsennato, che gli permette di conquistare il tappone proprio davanti ad Hart, che ipoteca la vittoria finale. L'ultima giornata, quella che consacra Hart, ha un'altra firma illustre, quella del danese Mads Pedersen, già vincitore di diverse prove di Coppa delle Nazioni, compresa la Parigi-Roubaix Juniores. A meno 3 km dal traguardo sferra l'attacco decisivo con una splendida azione da finisseur che sorprende tutti e si presenta solo sul traguardo di Casano. Festa per lui e festa per Geoghegan Tao Hart, per un giro vinto da assoluto protagonista con il britannico che ha fatto razzia di maglie e sogna il Mondiale di Firenze. Questa è una vittoria non solo mia, ma di tutta la nazionale della Gran Bretagna. Devo ringraziare uno a uno tutti i ragazzi che hanno lavorato per me in questi giorni, specialmente Scott Davis che non mi ha mai lasciato solo. Questa è una gara davvero meravigliosa in un paese bellissimo. Simone Camotti sceglie il modo e il giorno più bello per regalare la prima vittoria alla Bike 3 Team. Lo ha fatto domenica scorsa con un bellissimo assolo nella gara di casa organizzata dalla sua società. In palio l'ottavo trofeo Ruggeri SRL e l'atleta di Villongo non si è fatto sfuggire l'occasione. Dopo essere stato protagonista in una prima fuga di 13 atleti che aveva animato la prima parte di gara, è emerso nel finale, prima in compagnia di Sant'Ambrogio e Mirri, poi se n'è andato da solo e ha messo in fila tutti quanti sul traguardo in salita di Adrara. Secondo posto per Davide Baldaccini del Paladina e terzo Alessandro Pini della Brembillese. Poi Fenaroli ancora dalla Bike 3 Team, quindi Sant'Ambrogio, Rottigni, Cretti, Bonomi, Iazcu e Gallasio. Questa la soddisfazione del vincitore. È da tanto che cercavo la vittoria. Vincere è bello, ma vincere in casa è ancora più bello. Soddisfazione grandissima, grazie a tutti i miei compagni. Raccontaci un po' com'è andata soprattutto questo bel finale. Ma nel finale a Tavernola siamo andati via in 3, io, uno della Pagnoncelli e uno del Peracchi. Dopo si è rimasti in 2, però a Predore è rientrato Mirri che ci ha dato una grande mano. Abbiamo tenuto fino qua sotto alla salita. Dopo uno si è staccato e mi dispiace per Mirri che salto di catena. Una vittoria speciale la dedica a chi va? La dedico a tutta la mia squadra, il mio DS, che è un anno di grandi lavori, però la vittoria sfuggiva sempre e un grazie a tutte le persone che mi vogliono bene. Vive in Valtellina, tra le montagne, e per lui la salita di Adrara è solletico alle gambe. Andrea Bagioli, del pedale senaghese, ha messo tutti in fila nel 19° trofeo Oldrati Guarnizioni, lasciandosi i bergamaschi Luca Biffi dell'Almenno e Mattia Pedrini della San Marco Vertova alle spalle. 130 atleti del primo e secondo anno al via, Lorenzo Putti che scollina per primo sul GPM di Zu, qualche timido allungo nella fase centrale di gara, ma poi tutto si decide nella serpentina di tornanti che porta verso il traguardo di Adrara, con Bagioli che si mette davanti e diventa imprendibile per tutti. Nei 10, oltre a Biffi e Pedrini saliti sul podio, anche i bergamaschi Plebani e Pelliccioli, rispettivamente 9° e 10°, mentre i trentini della Forti e Veloci, Michele Cell e Martin Nesler, sono i risultati più bravi degli esordienti primo anno. Queste le impressioni di Bagioli. La gara è stata molto combattuta fin dai primi chilometri, ci sono stati molti scatti e il ritmo era elevato. Quando è iniziata la salita, il gruppo ha iniziato a scattare, poi al primo tornante sono uscito anch'io e ce l'ho fatta. Sono Nicola Manenti, Manuel Gritti, Nikito Leksenko, Luca Maurici, Katia Moro, Giada Carminati e lo junior Cristian Boffelli i nuovi campioni provinciali bergamaschi di NTB nelle categorie agonistiche. Nello splendido scenario della Presolana, dove domenica si è vissuto l'11° atto del circuito Robie Cup, i 7 atleti hanno vinto le rispettive prove, portandosi a casa la maglia del comitato. Per alcuni di loro si tratta di una conferma. Luca Maurici, Giada Carminati e Manuel Gritti hanno bissato il successo di Skilpare del 2012. Anche per Boffelli si tratta di un déjà vu, dopo il titolo provinciale conquistato tra gli esordienti nel 2009. Nulla da dire sui loro successi. Gli esordienti Gritti, Manenti e Moro hanno fatto gara a sé, lasciandosi alle spalle Stefano Algeri, Michele Ghilardi e la lecchese Fiorilla Allocca.
Stesso discorso per Nikito Aleksenko e Giada Carminati, che hanno preceduto nettamente Nicola Tironi e Silvia Ferrazzini. Un po' più animata la prova degli allievi secondo anno, dove Luca Maurici ha dovuto piegare la resistenza del suo compagno di squadra Nicola Zanoletti. Per distacco anche la vittoria di Boffelli tra gli junior, che, a differenza dei giovani, si è misurato con gli oltre 200 amatori nel tracciato lungo 30 km che si snodava lungo la conca della Presolana. Il portacolore della TX Active Bianchi, nonostante un problema ai freni, è riuscito a chiudere quinto nella classifica assoluta, tenendo distanze coetanei Valsecchi e Stefano Valotti. A vincere la prova è stato invece l'ex professionista Eddie Mazzoleni. Il portacolori della VR Compositi se n'è andato sin dalla salita iniziale, giungendo sul traguardo con un vantaggio di 2 minuti sul sorprendente Marco Villa, tornato sul podio dopo alcuni anni, e il leader del circuito Andrea Giupponi. Tra le donne invece, altra giornata di festa per la campionessa italiana Mara Fumagalli. Con l'atleta del team Sprefico Velo Plus sono salite sul podio Simona Bonomi e Paola Bonaccina. Si tinge di tricolore la Val di Fassa Bike. A vincere la prova trentina è stato infatti il campione italiano Yuri Ragnoli, che dopo la sfortunata Marathon Bike della Brianza di una settimana fa si è rifatto con gli interessi, precedendo autorevolmente il duo della TX Active Bianchi formato da Leonardo Paez e Tony Longo. I tre hanno fatto il vuoto alle loro spalle, basti pensare che il campione del mondo 2012 Ilias Periklis ha chiuso a quasi 4 minuti, mentre Daniele Mens è arrivato quinto a 6 minuti e 30 secondi. Altro italiano nei 10, Luca Ronchi dell'Avion Axebo, che ha chiuso al nono posto. Tra le donne, affermazione della Master Jenny Fay, davanti all'Elite Elena Gaddoni e alla Master 2 Elena Giacomuzzi. Giornata importante sia perché la Val di Fassa Bike era inserita nel circuito UCI Marathon Series e quindi al via c'erano numerosi stranieri, e sia perché rappresentava l'ultimo banco di prova in vista dell'appuntamento siciliano di domenica 22 settembre, dove all'ombra dell'Etna si assegneranno le maglie tricolore della specialità Marathon e dove quindi il campione uscente Yuri Ragnoli arriva in forma smagliante. Oggi ci tenevo più degli altri anni perché 15 giorni prima del campionato italiano Marathon che si terrà in Sicilia, e quindi sono felicissimo, sono doppiamente contento e spero di difendere la maglia tra 15 giorni all'italiano. Splendidi scenari dal mondo del fuoristrada, a me non resta che salutarvi, ringraziarvi per essere stati qui con noi. Allora un saluto da Valerio Villa e da Giorgio Torre. Arrivederci alla prossima.